Wahey, ben ritrovati da AndraLink91 e benvenuti nella giornata internazionale del museo su Animal Crossing New Horizons. Vi piace la maschera? Vi chiederete, ma cosa succede in questo giorno speciale, questa giornata internazionale del museo? Beh, semplicemente si va dal curatore del museo mentre sta ancora dormendo. Boo! Stupidaggine a parte, nella giornata del museo si svolge la caccia ai timbri. Collezionando tutti i timbri si ottiene una placca in regalo, una per ogni esposizione. Le vedremo poi a fine video. I timbri da collezionare sono per l'appunto tre: insetti, pesci e fossili. Cominciamo dai pesci. Ho donato un cospicuo numero di pesci. Ogni singolo pesciolino che trovavo andava in donazione al museo, ovviamente se nuovo, nessuno escluso. L'acquario fa davvero la sua bella figura, l'atmosfera è rilassante e concilia il sonno. Inoltre, devo ammettere che i pesci sono davvero ben realizzati e molto vicini alla realtà. Davvero, davvero niente male. La zona dell'acquario è tra le mie preferite. Direi al secondo posto, però. Passiamo ora invece alla zona entomologa. Qui il quadro cambia totalmente. Purtroppo non sono ben fornito di insetti, anzi, devo ancora catturarne due che si trovano a inizio gioco, ovvero la tarantola e lo scorpione. Sono i primi insetti che in teoria dovresti essere in grado di prendere poche ore dopo l'inizio del gioco. Ad ogni modo, credo di aver catturato tutto il possibile che mi è stato offerto finora nella stagione primaverile. Adesso arriva l'estate e estate significa caldo, e caldo significa nuovi insetti da trovare. D'altro canto, però, non posso lamentarmi della mia zona preferita. La zona paleontologa, la zona dei fossili, perché ho davvero trovato tutto, ma tutto, tranne una piccola parte del Quetzalcoatl. Non riesco a trovarlo. Da ben 2 settimane piene. Non trovo nulla di nuovo e l'unica targhetta che mi dice incompleta è quella del Quetzalcoatlus. Non trovo nulla di lui, non so cosa gli manchi, se gli manchi un'ala, una zampa, una coda, un'altra testa, non ne ho la minima idea. Questo è l'unico neo che ho nella zona dei fossili.
però ho completato tutti quanti i timbri. Ne ho trovati 3 per ogni zona, quindi andiamo a parlare con Blatero. Parlando con Blatero ci dirà: ah bravo, hai completato tutti quanti i timbri della zona insetti, della zona dell'acquario, della zona dei fossili. Ci metterà un suo timbro supplementare e poi ci regalerà quelle placche di cui ho parlato inizio video. Andiamole a vedere. Possiamo esporle solamente sulla parete di casa. Niente male, davvero belline. Però se usciamo in giardino e andiamo a zonzo per l'isola, vi farete una domanda che credo sia normale. Perché, Andre Link, hai tutti quei manichini esposti? Beh, questo è materiale per un altro video. E quando uscirà questo video? Beh, quando sarà pronto? Spero il prima possibile, però.